Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 41esima puntata della serie bavarese. Oggi siamo qui in compagnia di Buldir. Ciao a tutti. Vai Buldir, parti. Siamo già bene. Siamo qui con la nostra trincetta a fare un po' di sillato. A quanto vai? 15. Bene. Regola 15. Sì, ma c'è un problema col tubo qua, è un po' cortino. Allora, intanto Celery forse non è cortino. Comunque, poi siamo in compagnia di King. No, King non c'è. C'era prima, è crashato. Abbiamo Fernando. Morto anche Fernando. Dopo dovremo avere l'Ilario. Ciao a tutti. Sono io e l'Ilario. Non salutare tu. Non capisci niente. Comunque saluto. Ok, poi abbiamo Casi. Ciao. Signor Attilio. Ciao a tutti. Fermo. Già pieno con una passata solo. Forse sì. Sì. Allora abbiamo avuto dei. Pronto? Pronto? Oh. Chi risponde? Io Romanda. Ah, ciao. Ehi, ma dove sei finito qua? No, ho avuto un problema tecnico e ho dovuto tardare. Ma avevi detto alle 6, c'è il primo rimorchio qua, sono le 7 e un quarto. Ma ho avuto 5 minuti un problemino, adesso sta arrivando il rimorchio. Sta arrivando. Dovrebbe essere lì. Spero a momenti. Te. No, sì, sì, sarà mezz'ora che è partito dal campo. Ok. Bene, allora. Rimorchio è partito. Però sì, ci vorrebbe un altro rimorchio qua. Avremo anche il camion a casa, ma purtroppo il tubo è un po' corto. Bisognerebbe. Finché aspettiamo Buldir che va. Ora che Buldir va al biogas e che torna indietro. Forse riusciamo. Se chiamiamo Mr. Commercial, che magari è lì pronto, ma non sta facendo niente. Riusciamo anche magari a farci dare un pezzo di tubo, a saldarlo sulla trince per farlo allungare un po' il tubo della trince in modo tale da riuscire a sfruttare anche gli altri rimorchi. Aspetta un attimo, chiamiamo Mr. Seller, adesso spegniamo la trince che mangia mucho gasolio per niente. Allora aspetta qua Mr. Seller, il numero dove lo vuoi messo, allora qua vediamo se risponde. Hello? Pronto? Mr. Commercial? Pronto? Pronto, no, io Mr. Cell. Ah, Mr. Cell, ok, è il numero giusto perché so che Mr. Commercial è via. Con chi parlo, scusami? Cof Marco 95 qua. Ah, ciao carissimo Marco. Ciao, ciao. Allora. Tutto bene? Sì, dai, abbastanza. Ho un piccolo problemino. Avrei bisogno di un pezzo di tubo di ferro per la trincea perché ho il condotto un po' corto, no? Volevo saldare un attimo. Sarà da corto. Sarà da 200. Corto. Guarda, sì. Io sto tornando a casa adesso con camion da notte, ho fatto viaggio, passo un attimo per casa tua però, perché allora devo venire fin in azienda sì, da me. Non ho tempo per venire nel campo, vieni a casa, dai. Allora vabbè dai, aspetta che arrivo, tanto sono motorizzato. Arrivo, dammi 10 minuti 5 e arrivo. Sì, beh, ciao, mi serve 10 minuti per arrivare. Vabbè, allora niente, andiamo in velocità a casa, tanto giusto il tempo che Buldir per tutta la strada, che riesce a far manovra a scaricare, che riesce a capire quale tasto premere per ribaltare il rimorchio e che torna indietro, forse riusciamo anche a fare una coronella sul tubo e risolvere i problemi. Dopo eventualmente chiamiamo diciamo qualche altro operaio, abbiamo qualche altro operaio e lo mettiamo magari sul camion così da avere rimorchi in più perché c'è tanta strada e questo è il problema. Vabbè dai, intanto andiamo a casa. Vabbè, allora aspetta che iniziamo qua a vedere un attimo, ci siamo messi comodi per lavorare perché insomma siccome il tubo è alto bisogna alzare un po' anche all'operatore. Niente, qua direi dove c'è sta, dopo la curva qua c'è la giunta qua, direi tagliare, saldiamo un metro e mezzo di tubo in più e dopo risaldiamo, no? Cazzo, cosa dici? Sì. Speriamo basta, sarà slongare anche il fio però. Beh, fermo un attimo. Il chiaro è quello del coso.
Dai, dai, fermo una sonda. Un poco di scotch, un poco di rame, sì, Vi rubiamo il fio della bicicletta, del friend della bicicletta a Mosterina. Beh, nessuno. Beh, bene. Sì, che sono qua. Dai, non vuoi tanto. Aspetta che si arriva qualche tunnel in mare. Aspetta che vengo in basso. Va oggi mi sono appena cascato. Buongiorno. Buongiorno. Cosa sarebbe questo? Ah, stavo sistemando il tubo della trincea, perché siccome il tubo è un po' alto, allora bisogna alzare un po' anche, diciamo, l'operatore. Forse per... adesso bisogna sistemare anche il resto della trincea. No, ma che, guarda che questo caso è un osso duro, no. Anche perché dopo sotto, vedi, dovevamo, è sicurissimo, dovevamo fare un controllo qua alle catene, perché sentivo che cigolava un po', difatti mancava anche un po' di grasso. Ah, ascolta, guarda che ti ho portato quello che mi hai chiesto qua. Dov'è il pezzo di tubo? Qua da qua sopra trincia prolungata. Non dire cose che non è. Tu hai detto trincia prolungata. Io ho detto che mi serviva un tubo per farla prolunga la trincia io. Tu hai detto trincia prolungata con più cavalli della mia. Non mi sembrava di aver detto così. Costerà un patrimonio questo qua, va a caraccia da roba. Dai, compra, dai, già, fai, ho già carta in mano, dai, firma subito. No, carta in mano, non so neanche cosa sia. Madonna, hai già visto, sì, cosa vuoi vedere? Cosa serve questa roba qua gialla, qua, con le rotine? Questo qua è per pick up, allora, diciamo i nomi con i termini tecnici. Qua è il trincia tutto toisuda intera. Sì, beh, però non è... Cioè, a me serviva un pezzo di... A me serviva un pezzo di tubo questo di ferro. Questo qua invece è trincia tutto da impie, ok? Ok, allora questo si dà in pie e questo si dà in terra. Ecco, e questo vedi è Jaguar, questo in tedesco Jaguar vuol dire macchina che fa andare i trincia toi su tutto, capito? Okay, perché bisogna attaccargli i trincia toi su tutto insieme. Ok, meno soldi, quindi sicuramente 9D60. Come, cosa vuol dire 9D60? Non leggi 9D60. No, io leggo 960. Tu sei analfabeta, secondo me. No, un attimo. Casi, vengo un minuto. Ehi, cosa ho bisogno di una consulenza tecnica speciale. Che numero ho scritto là sopra? 960. Ah, ok. No, 960 Jaguar, che c'è scritto. È 9D60. È da dire che ho scritto Class Jaguar. Perché con questa, Dynamic Power. Perché questa macchina per attacca trincia toi su tutto è stata fatta di 60 modelli e questo è il modello 9D60. Ah, ecco, sai cosa di particolare modello 9D60? No. Che è quello che va più forte di tutti i modelli. Che è proprio dato il numero, che è fortunato. Sì, ma te lo posso garantire, ma anche altri amici. Cosa serve questa canetta blu qua? Questo è praticamente per non sprecare, diciamo, tu sei seduto sul sedile della trincea guidare, sì. No? È praticamente per non sprecare l'aria che magari potresti produrre dopo, non so, una fagiolata. Ok. È praticamente il sedile convoglia nelle ruote e se serve pressione, magari la ruota un po' sgonfia, aumenta la pressione. Interessante, è un sistema... ultimo ritrovato. Ultimo modello, così. Sì. Ma se per caso c'è... Secondo te, dai, no, silenzio. Secondo te questa trincea è nuova o usata? Questa qua è usata. Come beh, no, questo? Scusami un attimo. Questa qua è nuova. Questa qua è nuova. No. Quasi mai usata. Ha fatto mezzo metro. Ha fatto mezzo metro e basta. No. Questa qua invece. Questa qua sarà finita come una calcia, sicuro. No, è 2000 ore. Non dire Marco, guarda qua da fianco quando cazzinia. Non ascoltare tu, però vieni qua. Guarda che mestiere. No, non guardare. Beh, vale pick up senza vernice. Guarda, questa trincia ha barra davanti, questa toi su, è mais, prende su frumento, prende su colza, prende su tutto questo. E non trovi da nessun'altra parte così. Sì, ma cosa costa un macello di soldi? Non ho credo che ci sia. Ma quello non è un problema, il problema è che devi comprarla, poi... quello è il problema, io non ho soldi per pagare questa cosa qua. Ma a me serviva solo è usata. A me serviva solo un metro di tubo di ferro da 200 mm. Questo ha un po' di metri in più di tubo. Ah, allora io posso togliere il tubo di ferro di questa e mettere sulla mia? Tutto insieme, mi dispiace, non si può togliere niente. Niaca, un pezzettino. No, neanche qua è l'inizio, qua questo qua no, un po' quadrato però.
Ma no, vabbè, troppi soldi sicuramente. Cosa costa? Allora, quanti soldi devo chiedere? No, dai, a parte gli scherzi. Scarico allora, comprata apposta. No, io non so cosa costa. Ma no, adesso scarichiamo tu. No, no, qua non si muove, non si muove da rimorchio se non so cosa viene a costare, perché troppi soldi costa. Ma se io dico a te tu mi dici di no, no, va bene così. Allora se hai già messo via solo un pezzo di tubo di ferro, vado a trovarlo. Dai, guarda. Trincia è usata, pick up qua usato, ma quella barra davanti è nuova. Vabbè, 200.000 euro tutto quanto. Perdonatemi. Ma rientro questa se vuoi piccola. Sì, ma tocca separarsi da 2 euro più le barre, facciamo un altro euro, 3 euro Marco guarda, ma stringe qua, se te vendi il peso ferro. Quale? 100 mega con l'aio d'arte, hai sento? Più di più. Peso di ferro, più. Qualche canita. Questa qua è tutto. Cioè, oh. Copertoni, c'è anche rara, po' schiaffi. Questa qua, tutto telaio ferro pieno, questa qua. Ogni cosa ferro pieno. Questa qua non è che ha la mirina del carter. E quando accendi ti arriva un pistone su. 10 mm qua spessore del carter. Non è che questa qua non ha paura di niente. Solo che il tubo è un po' corto e un dai, po'. Dai. Se vuoi che faccio il buono, vuoi dire quanto te la valuto? Dai, stiamo oggi. Solo perché è messa bene, solo perché ho una stalla che già me la chiede. Una stalla qua in Sud Italia. Guarda, ti posso dare con le barre tutto 30.000, non di più, è già tantissimo solo perché se compri quella però, se no ti do niente. 30.000, cioè 170.000 euro, trincia nuova e tua. Vabbè, dai. Sicuro? Posto? Ma fa fermenta, ma fammi vedere, posso salire? Ah sì, madonna, certo. Che voglio vedere qua, un attimo. Clima anche questa, che altro non anche il clima. Anche è usata, ma è tenuta bene dentro, non puoi anche dire che volante che gira. È brutta secondo te dentro? È grande, ma ci passa nelle strade qua, perché abbiamo strade piccole. Guarda che questa ho ritirata, è a 50 km da qua, sai, non tanto distante. È sempre non è così, montagna, questa è trinta che va bene dappertutto. Ma come mai è ritirata? Non è che ha qualche problema che dopo faccio 10 no, metri no, perde è perché tutti pezzi per strada? Siccome l'azienda ha costruito, dove sei? Siccome l'azienda ha costruito un impianto di biogas grande, hanno preso modello 9D80, capito? Sempre 9, perché il modello 9 è sempre il migliore, capito? Va bene, allora dai, scarica, facciamo cambio e 110.000 euro hai detto. No, 170, se no io resto qua questo. No, 7, 8, anzi, 9. Anzi, potresti dare prima soldi, poi io scarico, che è meglio. Ah, anche delicato, cioè. Anche 170, se no non si muove. Mister Cell, trasferisci 160. No, 77, devo dire come lotteria di 160. No, 70 senza 60. Ah, 70? 70.000, bobo brecio? No, 100 dai. Più 70. Ah, 100 più 70, vabbè dai. 100 più 70. Allora, fai il bravo, dai, ti faccio anche prezzo buono, 30.000 euro per quel ferro vecchio, chi è che ti dà? Ah, qualcun altro? Basta andare a chiedere. Non penso proprio. Vabbè dai, scarica che ho una signorina che ovviamente se arrabbia. 50.000 euro trincia vecchia, ma tu non dirlo a nessuno. Che se si arrabbia che non arriva insilato dopo, come copa. Piano che è nuova che ho pagato. Devo spiegare due cose. Allora. Ma va a gasolio? Cioè. Ascolta un attimo, dove sei? Allora, questa barra davanti ho detto prende su il mais come barra da mais, ma prende su triticale se vuoi fare triticale, capito? È tutto, no, senza avere due barre hai tutta una barra, capito? Ah, il dispositivo del... No, beh, vedi, taglio quei dischi piccoli, allora permette la cosa. E poi questo è pick up per andane, no? Di erba. Ok. Sì, che tu mi devi, serve adesso questo. Tu per strada agganci così, poi tu quando agganci metti presa idraulica, si chiudono ruote, tu puoi usare come pick up normale. Questo è un cigno idraulico. Questo è largo perché magari andare a larga, capito? Vai meglio. Va bene, dai. Guarda, io comunque tu prova, io ho risistemato ovviamente, revisionata.
Se hai qualche problema fammi sapere. Ma se è revisionato, insomma, dovrebbe essere a posto. Sì, madonna, adesso vedo qua canete qua tutto nuovo. Oh, guarda, vita di questa Twitch Marco, mi sarà 6.000 ore, 2.000 ore, quindi vai tranquillo. Vediamo se la gara è revisionata bene. Fa un po' fatica per dire, però. Fa un po' fatica. Come, dai, spingi. Beh, il clacson funziona. È molto importante. Vedi, è revisionato. Aspetta, silenzio, che vuoi sentire bene il motore. E pare un po' suffica all'inizio. Ma no, ormai. È fatto. Guarda, se tu vai a fabbrica è fatto uguale. Stesso murmullo. Vabbè, dai, vedremo. Se... Marco, ma aspetta, invece... che è un'altra prova. Avrà la batteria. Avrà batteria. Tiro fari, guarda che se non funziona. Aspetta, che pisso tutti i ciari. Allora, funziona il giro fari. Ah, ok, bene, funziona. Funziona tutto, insomma. Ascolta, ma sì, invece di parlare per niente, senti che motore che ha, senti che motore che campo. Senti cosa, 8 cilindri. Questo qua? 50. 50 cilindri, ma arrivati. Oh. Avevo un patrimonio per revisionare il motore. Vabbè dai, ti carico la trincia qua. Sì, anche con barre, mi raccomando. Sì, dopo vado a prendere anche la barra. Guarda come mi danno trincia rotta ogni anno. Guarda che ma che rotta? Questa qua ha lavorato fino a un minuto fa. Sganciala giù che le rompi il tubo. Guarda come, mamma. Guarda che non ti ritiro più io questa trincia. Ma questa qua ti ho detto non si può rompere. Adesso perché carico io. Non si rompe perché è tutta acciaio pieno, tutta fusione d'acciaio. Casi, aspetta che ho le forche e la prendo da sopra. Tutto acciaio pieno. Guarda, non prendere con forche, guarda che si rompe aspo. Tutta fusione di acciaio qua, ma che rompe aspo? Occhio, vai via, guarda che non ti prendo più niente io. Cosa dici tutto qua? Non si rompe. Dai qua, dai, lascia stare con via con quella cosa. Vai guarda via. Che è fusione di acciaio, no, no, non vai si via, rompe ti ho detto niente. Che è mia questa, faccio io quello che voglio. Vabbè dai, gente abituata alle cose nuove che appena le tocchi si rompono. Mi dispiace un po'. Funziona, guarda che se non funziona io porto su d'Italia e poi se arriva mafia è il problema. Ah, tiro con schiavo mi no mafia, te la do a Bahia su. Come detto, fusione d'acciaio questa qua dai, va non, sempre non parlare per niente. Guarda, mi dispiace per fine venderla, guarda che meccanica. Ti ho portato un gioiellino, non guarda che meccanica questa qua. Questa qua, ma sai cosa vuol dire ripararla? È un piacere lavorare qua, guarda, tutto aperto così si una cinghia si usura un minuto e vai via finché vuoi. Ma guarda che gioiellino di trincia che ti ho portato. Dove sì, trovi sì, ma tutto ma elettronica. Sta qua, devo aggiustarla, ti tocca pisare il computer della centralina. Marco, ma non vuoi trincia questa qua, grande, te la massettare, funziona come nuova. Più grande, no, no, basta, è troppo grande anche. Ah, ok, adesso vado a prendere trincia più grande. Vabbè, dai, vado avanti che ci vediamo. Casi, fa scorta qua perché ho idea che... Fa scorta con cosa? Col camion, prendi il camion che andiamo via anche col camion. Ma a proposito, Casi, vuol dire che sia ancora di rispettarmi sul campo o... Ma per me è ancora per strada che ancora a scaricare. Ah, ok, va bene. Vabbè ragazzi, allora andiamo e vediamo se funziona questa. Aspetta, nuova trincia. Come fa a farti scorta? Ma qua c'è strada dei campi, dopo dai intanto vado avanti. Volevo gustarmi un attimo qua. Accelerazione 45 all'ora. Ah, oh, che bello. Aspetta 45 all'ora, ma il passaggio è stretto, guarda, che passiamo. Sì, riusciamo anche a passare. Siamo partiti con la trincia nuova e abbiamo già riempito il rimorchio, vuol dire che ci stava aspettando. Adesso qui con Casi col camion, ovviamente trincia tutta un'altra cosa rispetto a quella che avevamo prima, dato anche tutti i soldi che avevamo guadagnato la scorsa volta con la vendita appunto di tutte le balle fasciate, ci ha permesso anche appunto di fare questo grande acquisto.
Pronto? Marchino, no, dimmi. Sono sul CV. Ah, mi ha dato vabbè, la frequenza tuo operaio. No, mi ha dato la frequenza tuo operaio. Ah, vabbè, dimmi. Ma dove sei finito che sono le 8? È arrivato solo un rimorchio. Ma cosa stai teggiando con la forbice? No, abbiamo avuto un piccolissimo contrattempo. Appena la trince un attimo, capito? È saltata una valvolina. E ero ci siamo fermati un attimo a sistemarla. E dopo nel cassetto non trovavo la valvolina di ricambio. Comunque adesso siamo ripartiti. Adesso cosa hai aggiustato? Sta trinta? Sì, sì, ho aggiustato, ho allungato anche un po' il tubo. Nel frattempo ho tagliato, saldato e ho aggiunto un po' di gasolio al motore. Adesso dovrebbe arrivare un po' più di insilato d'erba. Ah, ma quindi va bene. Con quella piccola vecchia, ma... Sì, ma guarda che è un aereo e guarda da adesso in poi vedrai che adesso viaggia molto di più di prima. Verrò a fare un giro prima o poi almeno vediamo. Sì, sì, ma intanto stai lì perché arriverà qualche rimorchio. Sì, guarda, sto già pestando io. Ah, ok. È di buona qualità sicuramente perché... Sì, sì, il taglio va benissimo così, perfetto. Guarda che la trincia vecchia è un spettacolo, no. Sai com'è, cose vecchie sempre ottime. Sì, dai. Meno chiacchiere più ciancere. Va bene. Vado che devo. Sì, devo vai, fare rapido, qua. Va bene, ragazzi. Allora direi che per questa puntata è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata dove vedremo effettivamente la trincia al lavoro e vedremo di macinare tutti i campi che abbiamo tagliato e ranghinato. Vedremo poi anche se Casi riuscirà a uscire dall'incrocio. Che problemi con la connessione. E tutto nella prossima puntata, insomma. Ringraziamo qui i nostri operai, Casi, Buldir. Ciao a tutti, Trattore ancora sano. Poi Attilio. Ciao a tutti. Fernando. Ciao a tutti. È quella che abbiamo, la carampana che abbiamo appena sentito qua per CB. Carampana anch'io, cos'è qua? Orgoglio, no, stavo dicendo che è passata una vecchiotta che sembrava una carampana. Dai, non ti parlo più adesso. No, non intraprendere. Sì. Hai capito. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao.